Cari amici trader, buongiorno. Oggi, giovedì 1 marzo, sono le 5:20, vuol dire le 10:20 da voi, e faremo adesso l'analisi delle criptovalute. Ma una cosa che devo dirvi è che McAfee ha cannato proprio in pieno. Aveva detto che a fine mese il Bitcoin sarebbe andato a 13.000 e 13.000 non li ha proprio raggiunti. Bitcoin fa veramente fatica, come tutte le cripto, andare verso nord, ma andiamo a fare la nostra analisi. Allora, come vedete, la cryptocurrency market capitalization è a 452 miliardi, invariato il volume, anche lui sempre invariato a 17 miliardi. Ma guardate, BTC dominance è andata, arrivata dopo tanto tempo a 40%. Vedete che nella ultima ora, bene o male, quasi tutte sono in positivo. Se vedete le nostre crypto e altcoin, nelle ultime 24 ore invece siamo sulla zona rossa negativa. E vedete che nelle ultime 24 ore, anche qui, siamo molto sul rosso. Ma andiamo a vedere adesso il nostro, come si chiama, il nostro disclaimer. Eccolo qua. Il presente gruppo Forex per tutti, esclusione di affinità didattiche, non deve pertanto essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento, come associazione a raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati reali o simulati non costituiscono alcuna garanzia relativamente ai potenziali performance future. L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore, Fabio Rusconi, io medesimo, non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti direttamente a decisioni di investimento prese dal lettore. Il navigatore pertanto ne esonera il gruppo nei limiti del legge da farsi responsabile comunque connesso debati al presente gruppo. Andiamo a vedere il nostro Bitcoin. Guardate il Bitcoin, come potete vedere, ecco, l'ho fatto ingrandito, non riesce a superare questa resistenza dinamica. Siamo ancora qua in una fase interna, laterale. Vedete che c'è questo forte supporto e questa forte resistenza, e fino a che non supera la freccia, la resistenza gialla, lasciamo perdere. Vedete che il Bitcoin, anche nell'orario, siamo nel G1. Siamo attualmente alla candela numero, oh, scusate, siamo alla 31esima, siamo quasi a metà ciclo, a più di un quarto, alla fine della chiusura del ciclo. Per il momento vedete che il trend a un giorno è al rialzo, interno a 2 giorni invece al rialzo, ribasso invece a 1 giorno, 4 giorni al rialzo e 8 giorni. Per il momento qui suggerisco di aspettare. Andiamo a vedere ETH USD. ETH USD, eccolo qua. Vedete che qui abbiamo la stessa situazione, però siamo in una fase laterale. Vedete che non si sta muovendo attualmente il nostro Ethereum. E se guardiamo sul grafico orario ETH USD, vedete che la musica è bene o male la stessa. Siamo short, vedete che short, qui è laterale, qui è al rialzo. Qui per il momento suggerisco di aspettare e di non fare niente. Andiamo a vedere invece adesso LTC USD, Litecoin, stessa resistenza dinamica. Siamo in una fase laterale che vedete anche voi qui, rialzo la media dei 2 mesi, però quella dei 4 mesi resta ancora short. E andiamo a vedere il Litecoin sui grafici LTC US inferiori. Vedete che la musica è bene o male sempre la stessa. Vedete che io vado a continuare il mio grafico. Ecco, siamo in una fase laterale e qui suggerisco short, la media 1 giorno, 2 giorni, 4 giorni a rialzo. Per il momento si sta flat. Andiamo a vedere XRP USD, sempre continuiamo in una fase laterale. Lo vedete voi da stesse, piatta la media dei 2 mesi. Per il momento si sta flat. E andiamo a vedere XRP USD nell'intraday. Vedete che la musica non cambia. Vediamo, sposto solo questo per il momento. Scusate, eccolo qua, lo sposto su questo minimo. Ecco qua, per il momento short 1 giorno, short 2 giorni, piatto sui 4 giorni. Per il momento laterale, non si fa per niente. Andiamo a vedere ADA BTC, vedete che continua la sua fase a rialzo, rischia di andare a fare il pullback qui a 0,24 centesimi, la sorpresa di quest'anno. Pensavo che ADA avrebbe fatto meglio, invece niente da fare. ADA BTC, vedete che anche sui cicli inferiori, vedete che ha rotto questo, ha fatto questo nuovo minimo. Per il momento siamo tutto al ribasso e si aspetta. E finiamo con STRB BTC, vedete che anche qui
siamo ha rotto questo forte supporto, adesso qui potrebbe continuare la sua discesa, e se andiamo a vedere STR20C, vedete che continua la sua discesa. Per il momento non si fa niente, anzi si aspetta, e vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Come avete potuto vedere voi stessi, niente da fare, bisogna stare flat, bisogna avere pazienza, magari ancora un mese, staremo a vedere. Io vi ringrazio, vi auguro di ascoltarmi, mettetemi qualche mi piace, vi auguro ancora a tutti una buona notte, ciao, a domani.